Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi siamo di passeggiata o, come dice Jacopo, siamo di gita fuori porta. Siamo partiti sul presto e siamo alle cascate di Capelli di Venere. Non ci siamo mai venuti prima. Dista più o meno 2 ore da casa, una strada un po' tortuosa, e adesso andiamo a vedere perché non ci siamo proprio mai stati. Jacopo, dove sei? Poi insomma siamo immersi nella natura, non c'è nessuno, solo silenzio, e vedremo. Guardate la meraviglia, queste sono le cascate dei Capelli di Venere, una meraviglia. Qua si fanno i percorsi, si cammina, infatti qua andremo. Bello, bello, bello. La pure spurga l'acqua. Fantastico proprio. Ma ciao! Dalle cascate di Venere. C'è una pace, un'oasi di pace e tranquillità. Guardate che bello. Bellissimo, adesso andiamo a fare un altro giretto, questo nel mezzo. Nel mezzo! Ci piace, ci piace. Allora, adesso mi sono un attimo seduta. Seduta qui. Jacopo! Com'è? Com'è? Bello! Bello? Si possono trovare il tasso e i cinghiali. Sì, e c'è praticamente un percorso di 4 km e mezzo. Non abbiamo capito. Di 4 ore. Non abbiamo capito bene se si chiama questo posto. Si chiama il percorso della luntra. Ma non abbiamo capito se ci stanno le lontre. Le lunte, però dura 4 ore e mezza questo percorso che ci dobbiamo attrezzare meglio. Sì, perché adesso ci siamo venuti per la prima volta, non sapevamo nulla, vero? Quindi se volete venire a vedere le cascate dei Capelli di Venere, attrezzatevi bene. Si può anche mangiare qui, c'è l'area picnic. Se avete bambini c'è il parco giochi. Esatto, ed è tutto bellissimo. Se voi vi dovete attrezzare molto bene per andare a lavare delle lontre. Esatto, perché sennò camminare diventa complicato perché si scivola. Io non scivolo, è mia mamma che scivola. Allora, sì, ci siamo spostati adesso perché abbiamo visto che c'era praticamente un'altra oasi del WWF e sono le grotte del Bussento. Adesso ci siamo fermati, abbiamo visto che è un percorso. È bello. Sembra bello, non lo so. Era più o meno a un 10 minuti dalle cascate. Alla fine allora ci saranno le grotte, sì, e poi la fattoria. Sì, adesso vediamo tutto quello che c'è perché non lo sappiamo, erano vicine. In realtà noi volevamo andare verso il mare, però abbiamo visto questa cosa e ho detto ok, fermiamoci, vediamo. E niente, allora, lo scopriremo insieme. L'ingresso costa 15 euro. 5 euro a persona. 5 euro a persona, in tutto 15 euro. Sì, sì, sì. E vediamo. Raga, siamo nelle grotte di Bussento. Vorrei far vedere, ma è complicato, non so neanche se riuscire a sentire. È bellissimo, adesso vi faccio vedere sotto. Perché il giro sotto, vi faccio vedere. Oh. Ecco qua, guardate che meraviglia. Bellissimo! Siamo nell'oasi di Bussento. Spettacolare, raga, cioè questi posti sono veramente spettacolari. Vi voglio far vedere dall'altro lato un attimo. E vi faccio vedere. Guardate che bello. Meno spettacolo. Guardate là, l'acqua che scorre. Bellissimo,
consiglio se siete del posto, siete campani, assolutamente di venirci perché è spettacolare. La serie ciaone proprio, ma proprio ciaone a tutti, lato sud, no, adesso devo salire perché bisogna rispettare la fila, in realtà anche in estate ci si può fare anche il bagno. Questa è una zona dove in teoria ci si potrebbe fare anche il bagno e vi faccio vedere tutto, voglio farvi vedere anche dall'altro lato se non mi casco, che è spettacolare, splendido. Un attimo, qui proprio dalla montagna al mare. Jacopo! Ehi, ma non eravamo in montagna 5 minuti fa? Sì, che E adesso siamo passati dal mare alla montagna no, e veramente siamo scesi di un gradino, non sappiamo cosa abbiamo fatto. Abbiamo teletrasportati qua in al mare mare adesso. senza macchina. Ci siamo teletrasportati con la forza del pensiero. Abbiamo fatto le grotte dalle grotte a Camerota in un nanosecondo, vero? Che dove stiamo adesso? A Marina di Camero? Non c'è nessuno, siamo il mare però è isolati. bellissimo. Beh. I miei genitori non si sono portati il costume, solo io. Non era previsto, Jacopo. Oh, il sole, che gli occhi che mi dà fastidio. Dovete sapere che stamattina, mentre eravamo lì alle grotte, io oggi indosso il flanker di La Vie Belle, il Crystal Soleil. Vi ho fatto anche una review del profumo singolo. E praticamente un ragazzo mi ha fermato perché ha detto che sentiva una scia di profumo e ha voluto sapere che profumo indossavo. Io, come al solito, quando mi chiedono che profumo indosso, sono sempre tutta contenta ed entusiasta. E quindi niente, così. Jacopino? Che stai facendo? La sabbia si è fatta a zollette, vero Ce n'è Jacopo? tantissimo. Ma forse perché è stato freddo l'acqua, anche perché, ecco, è cascata. Eccolo. Siamo comunque a metà gennaio, a metà 6 gennaio, ciao Sara, a metà maggio, quindi ha piovuto fino a pochi giorni fa, ci sta, ci sta. Infatti in spiaggia siamo in pochissimi, però oggi si sta proprio bene, si sta veramente bene, fanno più di 20 gradi e non c'è nessuno, quindi si sta anche tranquilli. È pazzo, è pazzo, è pazzo, è impazzito. Raga, questa ve la devo raccontare. Allora, stamattina la busta con le ciabatte l'ha preparata mio marito e mi ha preso di infradito. Io adesso vado a controllare e vado a vedere. Ma ha preso un cioè, ma ha preso il piede destro e il piede sinistro, ma sono due infradito diversi, cioè mi ha preso due tipi di infradito, due qualità di infradito, Io lo giusto? sapevo, ma lei è stupidissima. Quindi mo c'ho al piede un infradito di un Faglielo paio e vedere, come faccio? Impossibile. Un toglietemi. infradito, no, vabbè, comunque alla fine sopra sono neri, fortunatamente. Però sono due tipi di, cioè, da due paglia. Oh, mio padre poi, un genio. Genius. Poi un'altra l'ha fatta, io avevo preparato gli asciugamani sopra il tavolo. E lui ha detto: no, prendo io la borsa, ci metto la roba dentro, partiamo. Ma gli asciugamani? Io non l'ho preso, io non l'ho preso, io pensavo che l'avevi messo tu. Cioè, alla fine gli asciugamani stanno sul tavolo. Fortunatamente, noi in macchina abbiamo sempre, per esempio, noi avevamo un plaid e
aveva un asciugamano per il mare, la teniamo sempre, anche in inverno sta sempre lì, fortunatamente per appoggiarla, anche perché quel pazzo nevrotico di mio figlio, come avete visto, c'è l'acqua è gelata, ragazzi, io ci ho messo i piedi dentro, c'è un ghiacciolo, se gli viene la febbre domani lo picchio. Si è fatto il bagno in quell'acqua gelida a meno 28 gradi. Comunque, io vi saluto. Adesso ci mettiamo in macchina che ci aspettano più di 2 ore di macchina. Perché adesso siamo tra Pallinuro e Camerota e quindi da casa ci aspettano più di 2 ore. E dici, Da casa qua sì. sarebbero 3 ore e mezza. No, 2 ore, sono un No, paio d'ore, un no, paio dico da d'ore. qua a questo mare. Un paio d'ore. E ci 3 e mezza. aggiorniamo dopo. Ma buongiorno, buongiornissimo, raga, scusatemi per ieri, ma sono arrivata veramente cotta, 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 che più cotta non si può. Perché comunque ci siamo svegliati presto, ieri mattina sono svegliata prima delle 7. E perché siamo partiti presto, visto che comunque da dove abito io sono più di 2 ore. Per arrivare, perché ieri comunque eravamo in Cilento, quindi se siete, che ne so, se venite in vacanza o siete della zona, veramente vi straconsiglio il Cilento perché ci sono tantissime, tantissime cose da fare, da vedere, tanti posti meravigliosi e spero insomma abbia fatto piacere che vi abbiamo portato un po' con noi. Non è che ho ripreso proprio tutta la giornata, insomma piccoli spezzoni, anche perché sennò poi diventava pesante per me e noioso per voi, però mi faceva piacere, anche perché quando ho visto quei posti spettacolari ho detto no, no, che c'è qua? L'armadio aperto, brava Sara, chiudi l'armadio. Armadio chiuso, sono sul lettino di mio figlio che lui è a scuola quindi non mi vede. E poi che lo stavo rifacendo, ho detto ok, adesso giro un attimo, anche perché devo scendere, che devo andare a portare delle cose per Sky che mi ha fatto un disastro immenso. Non ho più questo abbonamento da dicembre, ma insomma ha fatto un casino. Mi ha ritirato dei soldi. Vabbè, lasciam perdere, lasciam perdere. Sto cercando di risolvere alla meglio. E che stavo dicendo? Quindi, zona Cilento, meravigliosa. Infatti, ci vogliamo ritornare per qualche giorno, non so quando, però vorremmo rimanere a dormire una notte, 2 notti, insomma, mo vediamo. Avete già organizzato le vostre vacanze estive? Come mi regolate per quest'estate? Io, sinceramente, sono ancora un po' così. L'estero quest'anno non è che me la sento tanto ancora, perché io non ho ancora il vaccino, mio figlio ovviamente che è piccolo non ce l'ha, quindi non lo so, ragazzo, ancora un po' così, non so se comunque faremo l'Italia e poi dopo, non lo so, non lo so, non lo so, stiamo ancora decidendo, vedendo e se fare magari qualche giorno in un periodo e qualche giorno in un altro periodo, sicuramente, insomma, mo, valutiamo bene tutte le cosucole e vediamo. E quindi niente, raga, vi devo riprendere con i video sui profumi, lo so, anche ieri una ragazza nel gruppo a cui mando un grosso bacio, che è Michela, che mi segue sempre. Quando riprendi, devo riprendere presto, un po' allentato, ma anche perché, come vi dissi, non volevo portarvi sempre gli stessi video, volevo cambiare un po', anche se poi alla fine va come deve andare, non importa. Ormai va così, YouTube per me va così, un po' così alla buona, perché come vi sto ripetendo ormai da mesi, le view sono quelle che sono, cioè purtroppo sono cadute in un baratro. Non voglio stare sempre a ripetervi le stesse cose perché sennò divento noiosa e ripetitiva, quindi ho allentato un po', ma riprendo, riprendo, cioè non è che li ho abbandonati, perché il mio amore per i profumi c'è da sempre, anzi, noi abbiamo un gruppo di profumi che è Love Profumi dove ne parliamo tutti i giorni. Seguitemi su Instagram, per esempio ieri in anteprima ho postato tutte le cose, dove sono state, bla bla bla, però ovviamente non seguendomi tutte le persone su Instagram ho fatto anche il vlog, così ve lo metto sul canale, perché siete monelli, mi seguite in pochissimi su Instagram, quindi vi lascio giù nell'info box il link, che poi su Instagram mi trovate come Il Mondo di Sara, o
uguale come qui, solo che c'è l'H finale, e a Sara, e quindi niente, insomma, seguitemi anche lì. Io adesso mi accingo ad improfumarmi, stamattina non ho ancora deciso che profumo indossare, vi pubblico questo vloggettino. Così girato ieri, montato oggi e pubblicato anche se li sto montando con il cellulare vlog, perché ho scaricato un'applicazione che me li fa montare direttamente visto che li giro col cellulare. Però a volte quando poi me li pubblica, cioè quando li vado a pubblicare su YouTube, vedo che hanno un formato strano, non mi fa mettere alcune cose. Quindi speriamo che stavolta sono riuscita a capire che formato utilizzare, essendo che è un telefono che ho da relativamente poco tempo. Da un mesetto, un mesetto e mezzo, quindi sto ancora cercando di capire che formato utilizzare per poi pubblicare su YouTube. Bene, Sara, benissimo. E niente, raga, io vi mando un grosso bacio. Ditemi se vi è piaciuto stare un po' in nostra compagnia, se vi abbiamo tenuto compagnia. Spero vivamente di sì. Vado a decidere che profumo indossare e vi prometto che inizierò di nuovo con i video profumosi. Perché, ripeto, me l'avete chiesto sia nel gruppo che in privato su Instagram. Anche se spesso, no, quando io vi dico me l'avete chiesto in tanti, e molti dicono: ma dove te l'hanno chiesto tutti in tanti? Che noi non vediamo i commenti. Spessissimo capita o nei gruppi di profumi, nel gruppo dei profumi, ripeto, si chiama Elo Profumi, o in privato su Instagram o in privato su Messenger, perché vi assicuro che spesso mi contattate e mi fa sempre tanto 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 piacere rispondervi, rispondere alle vostre domande, anche se magari vi rispondo in ritardo. E nulla, raga, io vi mando un grosso 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 bacio. Finisco di sistemare la camera, finisco di sistemarmi io, che poi scendo, vado da questi di Sky, perché sennò mi cavolo. Devo fare la spesa, devo cucinare, devo andare a mio figlio a scuola, ho 314.000 cose da fare oggi. Tante, tante, tante. Anche se non sono i vostri video preferiti, i miei vlog, io continuerò a farveli, perché a me piace farveli e mi piace pubblicarveli, e quindi se ve li vedete bene, se no ve li vedete per forza, perché vi obbligo io. E nulla, io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio, ciao!